Tra aprile e maggio si è svolta a Firenze la 13ª rassegna internazionale dei teatri stabili, il cui tema era Teatro e vita quotidiana, ieri e oggi. Anastasia Filipovna, jest u ciebie. Uno degli spettacoli più interessanti era Anastasia Filipovna, presentato dallo Stary Theatre di Cracovia per la regia di Andrei Wajda. Punto di partenza dello spettacolo, l'ultima scena dell'Idiota di Dostoevskij. Il principe Myskin va a trovare Ragozin a casa sua, aspettando di trovarvi Anastasia, fuggita nel momento in cui stava per sposare lo stesso Ragozin. Il principe non sa che Ragozin ha ucciso Anastasia e che il corpo di lei giace a due passi nella stanza accanto, dietro la tenda. Scoperto il terribile dramma, decide di vegliare la morta insieme a Ragozin. I due uomini, uniti da una segreta solidarietà, rievocano nella lunga notte la storia dell'intricato rapporto di amore e odio che li ha uniti e dal quale non si sottrarranno mai più. Lo spettacolo si svolge in una stanza, illuminata da una fioca luce di candela e dalla debole luce delle notti bianche di Pietroburgo che filtra dalle finestre, e nella quale il pubblico viene introdotto quasi al buio, fra profumi d'incenso. Nello spazio quadrato, gli attori sono già immersi nello spettacolo, che viene preparato e si svolge secondo un preciso rituale. Il principe Myskin è interpretato dall'attore polacco Jerzy Radziwiłłowicz, il protagonista del film L'uomo di marmo. To też mi przyszło do głowy. Myślę sobie, może tam będzie dłuższa rozmowa, a potem znowu myślę, jak przyjdzie do mnie jeszcze raz. Wpuszczę go. Wpuszczę go, żeby razem nocować. Rogozin, gdzie jest Anastasia Filipowna? Tam. Enfin, c'est un rituel qui est très... Il rituale dello spettacolo è strettamente legato a una scena che si svolge alla fine del romanzo. I due uomini trascorrono la notte vicino al corpo di Anastasia. Ci si è chiesti che cosa era accaduto in realtà nel corso di quella notte. Abbiamo creduto, a torto o a ragione, che per entrambi si trattava della notte della ricerca della loro personalità, della loro verità interiore. Questa ricerca porta i due uomini a due soluzioni diverse. Uno impazzisce. L'altro ritrova la sua anima e la sua personalità. La preparazione dello spettacolo è una specie di svuotamento interno per cercare di capire l'altro, il suo ritmo, quasi prevenirlo, per avvicinarsi al personaggio, all'atmosfera del romanzo, che è lo scopo vero di questa nostra esperienza. Powiedziałem służący, że Anastasia Filipowna przyjechała wczoraj i tego samego dnia odjechała do Pawłowska, a u mnie tylko była 10 minut. Nikt nie wie, że tu nocowała. Nikt. C'est fini. Je crois... Ciò che oggi si può chiamare teatro del quotidiano, anche se questo termine non mi piace molto, è un teatro che accetta una condizione sociale attuale, vale a dire la condizione dell'isolamento e della frammentazione, poiché, almeno per noi occidentali, non è possibile pensare al mondo nella sua globalità. Dobbiamo così pensare per frammenti. Non credo che il teatro quotidiano sia una scuola, ma un concetto operativo, una specie di proposta sperimentale, e che al di là di questa proposta sperimentale è forse possibile ritrovare un grande teatro di storia o un teatro metafisico. Si tratta quindi di un'operazione transitoria, che corrisponde alla realtà del nostro mondo e anche alla stessa esperienza del teatro in certi paesi d'Europa. Manhattan o Tom Collins? O solo un Vladimiroi? Attenzione, attenzione. A tutti i membri dell'equipaggio, tutti i membri dell'equipaggio si portino nella cabina di comando per disposizioni speciali. Tra gli spettacoli più interessanti della rassegna si può certamente annoverare Crollo Nervoso, del gruppo fiorentino Carrozzone Magazzini Criminali Production. Un gruppo sorto nel 1975 che negli ultimi due anni ha ottenuto numerosi ed importanti riconoscimenti nazionali ed internazionali. Emergenza.
Il carrozzone si muove attualmente nell'ambito di una incisività sui mass media, visti come il paesaggio dell'era delle comunicazioni di massa. Crollo Nervoso si pone come obiettivo quello di procedere attraverso una spettacolarità dura e veloce, come quella del concerto rock o dell'avvenimento sportivo. Gli spazi e i riferimenti del quotidiano vengono individuati in situazioni ritenute tipiche dell'era delle comunicazioni di massa, più precisamente nei mondi intermedi, gli aeroporti, gli snack bar delle autostrade, le stazioni della metropolitana, le spiagge che delimitano una situazione di frontiera e di nomadismo, l'unica in cui il carrozzone ritiene sia possibile oggi riconoscersi e operare. Questo Crollo Nervoso, come altri spettacoli del carrozzone, trasmetteva allo spettatore una notevole tensione attraverso gesti e movimenti carichi di velocità e isteria. In questa rassegna c'è a disposizione dei finanziamenti di rilievo. Poi su certe scelte di spettacoli o sull'interesse dell'insieme, credo che forse certe scelte si potevano fare diversamente, altre sicuramente sono giuste, come in tutti questi casi. Il problema più rilevante oggi è che i festival sono complessivamente, come momento di informazione, probabilmente in crisi, e invece esistono le manifestazioni che per tradizione, come Spoleto, come Verona, hanno un pubblico che va tutti gli anni lì e quindi non guarda neanche magari attentamente quello che succede. Ma agora você é o imperador da Mata Virgem! Presentato fuori rassegna, iniziava a Firenze una lunga tournée europea lo spettacolo brasiliano Macunaíma, certamente uno dei più interessanti. Tratto dall'omonimo e famoso romanzo di Mario De Andrade, Macunaíma narra le tormentate vicende di una sorta di antieroe che porta quel nome. Salve Sant'Antonio, padroeiro do nosso esercito, che recebeu la patente in 1811. Spettacolo contraddittorio, in cui si alternano immagini e situazioni usurate a splendide invenzioni figurative. Questo Macunaíma, anche se non riesce forse completamente comprensibile a un pubblico europeo per i suoi numerosi e complessi riferimenti a un'altra cultura, costituiva certamente uno dei più interessanti appuntamenti della rassegna e comunque una gradita sorpresa. Oh,